1 Capitan Laxmi, 2 Clubwise AS, 3 Casper SSM, 4 Ciuffolotto RL, 5 Carinissima OP, 6 Charlie Laxmi, 7 Clubwise AS. In seconda fila 8 Catch Me Boss, 9 Karim, 10 Cocktail Font, 11 Common Boy Fior, 12 Channel SM, 13 Circe 3B, 14 Crime Passion. Settima corsa di Palermo, valida come tris quarté quinté della giornata ippica nazionale, sotto una pioggia battente al via indigeni di 3 anni, vincitori tra 5 e 12 mila euro in carriera, favorito il numero 7 Clubwise AS nei confronti di Carinissima OP numero 4 e di altri cavalli a 7 e 8, fra cui Channel SM. E allora si parte, c'è un buon lancio da parte di Carinissima OP, se abbiamo ben visto all'esterno. All'esterno si presenta Clubwise AS ma senza intenzioni bellicose, sbaglia Clubwise AS nella manovra di ripiego, anche Davide Di Stefano non è riuscito a far bene con questo allievo di salvo cintura che esce di scena, si è sistemata seconda Clubwise AS, gli altri tutti abbastanza raggruppati, 29 qualcosa per i primi 400 metri, Carinissimo Piega Spero Verde stanno dettando il ritmo nei confronti di Clubwise AS per linee esterne Circe 3B, 45.8 da 1.16 per i 1.600 metri ed arriva l'outsider Cocktail Font, cavallo di cui avevamo parlato, cavallo fallosissimo ma capace dell'impresa, si giocava oltre 30 contro 1, però evidentemente i problemi ancora ce ne sono tanti da superare con la sua inaffidibilità. Comunque Carinissimo P tiene botta e raggiunge adesso il primo chilometro che viene numero percorso in 1.16.2. Nel frattempo sbaglia anche Clubwise AS, un altro dei favoriti che esce di scena, gara che naturalmente su una pista piuttosto pesante per la grande pioggia mette in difficoltà alcuni concorrenti. Nel frattempo Carinissimo P se ne va, sbaglia anche Cactel Font, avevamo detto Carinissimo P è stata l'unica veramente appoggiata dagli scommettitori che hanno avuto evidentemente ragione, ha preso ormai un vantaggio incolmabile Carinissimo P, mentre dietro c'è lotta abbastanza serrata per il secondo posto, vediamo un po' chi riesce a venire all'esterno di tutti arriva il numero 8 di Catch Me Boss nei confronti dell'11, probabilmente 12 in lotta, ma andremo a rivedere. Carinissimo P ha fatto corsa a sé con Gaspero Verde al doppio in giornata, è anche lui l'allenatore, vittoria netta con i colori del signor Salvatore Marsiglia. Andiamo un po' a vedere per le piazze quello che è successo. Il secondo posto è per Catch Me Boss, per il terzo probabilmente 12 o 11, sono davvero molto vicini, 12 e 11 e poi il 14 di Crime Passion, dunque 5 al primo posto, 8 al secondo, foto per il terzo e quarto fra l'11 e il 12, difficile scegliere fra i due, davvero molto in linea, forse un pizzico avanti Channel SM nei confronti di Camboy Fiori, il quinto posto all'outsider Crime Passion. Questo dunque dovrebbe essere l'ordine d'arrivo di questo TQQ, riepiloghiamo, 5 al primo posto, un po' a sorpresa, 8 al secondo, per il terzo strettissima fra il 12 Channel SM e l'11 di Cowboy Fior, a completare la cinquina il 14 di Crime Passion. Così almeno ci è sembrato dalle immagini, dalla visione della corsa in pista, in un momento in cui la luminosità è un po' calata naturalmente per questo tempaccio che sta martoriando la Sicilia ormai da alcuni giorni, ma direi che comunque alla fine la corsa è ben riuscita e Carinissima OP, che era un po' la scelta dei scommettitori, ha avuto ragione insieme a Gaspare Loverde. Palermo tornerà in pista sabato 30 ottobre e direi che per oggi dalla favorita è tutto.